Scattano questa sera i playoff di Serie B con la gara del Manuzzi, dice Sena, tra i padroni di casa di Massimo Drago e lo Spezia. 90 o al massimo 120 minuti per scoprire chi affronterà in semifinale il Trapani di Cosmi. Ai romagnoli va bene anche il pareggio. Domani sera toccherà a Bari e Novara, che al San Nicola si contenderanno il ruolo di semifinalista contro il Pescara. Le pressioni principali sono sui pugliesi, che hanno l'obiettivo di tornare in Serie A, anche se le ultime ore sono state turbate da voci di un presunto pignoramento di 2 milioni di euro sui conti del club, fatto smentito dal presidente Gianluca Paparesta. Il tecnico Andrea Camplone potrebbe riaffidarsi a Maniero centravanti al posto di Puskas, a De Luca al posto di Sansone. Defendi rileverà lo squalificato Don Cor. Meno pressione e tanta voglia di stupire per un Novara praticamente al completo, out il solo Faraoni, e che tenterà di sorprendere il Bari sulle ripartenze. Massimo Oddo, come tutto il Pescara, guarderà con attenzione il match per studiare i prossimi avversari, e mentre gli sportivi si dividono su chi sia meglio affrontare in semifinale, quel che è certo è che sulla strada verso la A il Delfino incontrerà comunque un ex, Marco Baroni, quello più recente, oppure Andrea Camplone, pescarese doc, che come lo scorso anno col Perugia potrebbe incrociare il Pescara negli spareggi post stagione. Curioso che lo scorso anno i biancazzurri sfidarono tre ex nei playoff. Camplone appunto, poi Pasquale Marino e Delio Rossi. La storia potrebbe ripetersi, perché in caso di approdo in finale uno sfidante potenziale potrebbe essere Serse Cosmi. Vincerà alla fine la squadra che, oltre ad essere assistita quando serve dalla buona sorte, vedasi Bologna lo scorso anno, avrà più fame e voglia di vincere, aspetti che dovranno corroborare una condizione fisica che, chi più chi meno, non sarà ottimale per nessuna delle sei concorrenti che hanno sulle gambe già 42 partite, e che la testa conti tanto dipende anche dal fatto che chi arriverà in fondo giocherà tanto in poco tempo, al ritmo di una gara ogni tre giorni. Nel Pescara si stanno allenando in maniera differenziata Zampano e Berre, che entro domani torneranno regolarmente in gruppo. Ledian Memushai, in ritiro con la nazionale albanese in vista degli europei, tornerà in Abruzzo venerdì e sarà a disposizione per la prima partita. Una curiosità, la novità prevista dal regolamento, cioè la finale con tempi supplementari e rigori in caso di arrivo in classifica con lo stesso numero di punti, sarà possibile solo se l'ultimo atto sarà tra Bari e Cesena, che hanno chiuso a quota 68, coi Galletti quinti e i Romagnoli sesti per via dei risultati degli scontri diretti.